Venditalia 2015, tra le tante novità incontrate allo stand Lollo ce n'è ancora un'altra, non tanto. Il signore che sta a fianco a me, che ormai non è più una novità perché il suo non è un volto nuovo per gli amici di BenninTV.it, dal momento che lo scorso anno ha avuto il suo battesimo televisivo. Le novità sono alle nostre spalle. Nel frattempo però questo signore qui, che si chiama Ciro Lollo ed è il titolare della Lollo Caffè SRL, vi è invitato a salutarvi. Buonasera a tutti gli amici di Vending News. E dunque, diciamo anzitutto che tu sei senza voce, sei al quarto giorno, hai parlato tanto, hai avuto modo di spiegare a centinaia di persone che sono affluite al tuo stand di quelle che sono non solo le novità, ma anche i prodotti che sono consolidati, fanno parte del vostro catalogo. Sì, in effetti con molta sorpresa, perché non aspettavamo un'affluenza di gente così in maniera massiccia, in quanto essendo un'edizione limitata, diciamo anche un po' più in piccolo. Dopo un anno da quella precedente pensavamo che ci fossero stati giusto i soliti visitatori, i nostri clienti, amici, però invece no, siamo rimasti molto sorpresi perché c'è stata molta attenzione su di noi e soprattutto su queste due nuove novità che Lollo Caffè ha presentato in questo salone. Le novità sono alle nostre spalle, amici, e sono quelle che vedete. Ora tu ce le descriverai brevemente, perché hai intenzione di coinvolgere poi qualcun altro. Sì, però prima di questa, dove c'è dietro tutto un progetto che vi elencherà il mio direttore marketing e il direttore commerciale, voglio prima presentare l'ultima compatibile nata in casa Lollo, la compatibile Lavazza Blu, una capsula che, a differenza di tutte le altre compatibili sul mercato, non è autoprotetta ma è confezionata in flow pack proprio per garantire la solita fragranza e corposità e cremosità che ci distingue come marchio Lollo. Quindi abbiamo avuto un grosso successo, un notevole riscontro, perché molti gestori e molti clienti nostri erano proprio alla ricerca di un prodotto che non fosse il solito prodotto normale, senza aroma, senza gusto, e sono rimasti sorpresi, e devo dire la verità, anche noi ci siamo potenziati in maniera da offrire insomma una bella produzione, però mi sa che ci dovremmo adeguare, perché le richieste sono state molto di più di quello che ci aspettavamo. Ciro, diciamola tutta, voi ci mettete la passione. Sempre, sempre. Questo è uno degli elementi che vi in qualche modo distinguono e fanno sì che tutto ciò andiate a concepire, progettare e poi produrre abbia una marcia in più. Sicuramente. Facciamo la differenza, ma non per presunzione, ma sono gli stessi clienti che ci fanno i complimenti e dicono: guarda, un prodotto del genere, eravamo tutti alla ricerca di una cosa così. Sono loro poi in definitiva coloro che premiano o bocciano un'iniziativa e un'azienda. Sì, il giudizio è loro, è la sentenza, cioè dei nostri clienti, che vedendo la nostra crescita e il nostro sviluppo, significa che noi andiamo incontro alle loro esigenze e stiamo lavorando bene. E andiamo avanti. Allora, andiamo a presentare questi due nuovi prodotti che hanno un packaging estremamente accattivante. Il colore l'ho scelto io, quindi di questa cosa ne sono molto contento. Niente, allora, questa è la nuova miscela che è nata in casa Lollo. Per farla breve, non è un prodotto che ci servirà per fare fatturato, ma è un prodotto che ci serve per fare qualità, in quanto è una miscela molto ricercata, studiata attentamente, proprio per dare, in parole povere, una rivisitazione della nostra miscela classica, costruita e progettata usando qualità di caffè
molto selezionate, molto col giusto grado di maturazione, con il giusto grado di umidità, con la crivellatura giusta da dare la dolcezza, l'aroma e tante altre caratteristiche che si possono solo notare bevendo questo tipo di caffè. Però ti ripeto, noi non l'abbiamo studiata per fare fatturato, in quanto è un prodotto d'élite, è un fiore all'occhiello di cui noi ci vantiamo e sarà per pochi clienti. Un prodotto di massa, scusa. E allora, un prodotto che avete ideato in funzione di un progetto strutturato? Sì, di un progetto strutturato, complesso e a lungo termine, da inserire solo in una categoria. Però di questo vi può parlare meglio la dottoressa Bottone, che è lei ideatrice di tutto questo. Allora, Valentina, vieni qui velocemente, perché abbiamo i tempi, i famosi tempi televisivi che devono essere sempre molto stretti. Tu sei un volto nuovo per Veneto TV. Buongiorno. Buongiorno. Nome e cognome, l'azienda la conosciamo, funzione. Valentina Bottone, direttrice marketing della Vical SRL Lollo Caffè. Proprietaria del marchio Lollo Caffè. Che tipo di progetto è stato strutturato per questo Grand Cuvée? Allora, la Grand Cuvée è, diciamo, il risultato di un progetto che abbiamo avviato in inverno, che ha visto il naming nelle stelle di Lollo. È un progetto particolare perché ci consente di affiancare, accanto al settore di riferimento che è quello del vending in cui ci troviamo adesso, mettere un piedino anche in quell'altro settore che è quello dell'oreca, della ristorazione, delle catene alberghiere, delle hotellerie e bar. E abbiamo visto che ci hanno sponsorizzato tre chef in inverno, e la Grand Cuvée è, diciamo, sponsorizzata in modo da far sì che sia una miscela particolare, selezionata, e che vada proprio ad incanalarsi in quel settore, indirizzata ad una clientela particolare. Più esigente. Una clientela più esigente, che sceglie un prodotto di elite, che abbia delle caratteristiche particolari. E quindi, diciamo, questa è stata dal momento studiata nella versione di cialda carta e caffè in grani. Poi vedremo come si evolverà per, diciamo, diffonderla anche negli altri formati. Ma non è l'unico progetto che hai presentato qui, perché qui sotto ne vedo un altro. Allora, questa è la terza delle passioni. Noi alle capsule compatibili abbiamo scelto di dare un'identità, le abbiamo associate al claim, il nostro claim che è gusto e passione, l'abbiamo chiamata cosiddetta famiglia delle passioni. Accanto alla passione mio e alla passione espresso abbiamo in questo caso passione blu, che è la capsula compatibile con le macchine Lavazza Blu, che abbiamo valutato, è un mercato, diciamo, abbastanza ampio e ci consentirà quindi di accrescere, di completare, ampliare, arricchire la nostra gamma, ma non nascondiamo che in futuro andremo ancora ad ampliarla con altri formati ed altri progetti sicuramente. Ecco, e mentre l'annunciatrice, come sentite, ci rompe i timpani perché la voce è altissima e a stento riusciamo a dialogare, direi di concludere questa intervista dove abbiamo ascoltato dalla voce di Ciro Lollo, proprietario della Dical SRL, e da parte della direttrice marketing Valentina Bottoni tutto ciò che è relativo a questo progetto Grand Cuvée insieme alla Passione Blu Classico Espresso, la nuova realizzazione marcata Lollo Caffè. Salutiamo dunque gli amici di VenninTV.it. Ciro, è il tuo turno. Allora, un saluto caloroso agli amici di Vengin TV e un rinnovo l'appuntamento per la fiera di Lost ad ottobre, dove lanceremo delle altre novità che manterremo segrete, perché sennò poi è tutto top secret. Tutto top secret. No, anche perché forse non ce la facciamo con i tempi. Io vi conosco, so bene che giorno, notte, Ferragosto ci lavorerete su e ci arriverete. Sì, sì, anche perché come c'è una piccola anticipazione, siamo attenti un po' e sensibili alla sostenibilità e alla responsabilità sociale. Esatto.
Grazie Ciro, Valentina, vieni qui e allora il tuo turno per salutare gli amici di VeninTV.it. Un saluto agli amici di VeninTV e vi ringrazio per il calore e la passione con cui ci seguite sempre. Grazie. È il piacere, diciamo, di tutti noi che andiamo a seguire voi con grande piacere, davvero. Grazie, Valentina. Noi, importante. Noi nel frattempo allora proseguiamo, andiamo a scoprire altre novità presentate in questa edizione speciale di Venditalia 2015 in concomitanza con Tutto Food. Amici, tante altre belle novità stanno per arrivare, non andate via.